tutti? Per quanto ci riguarda, sì. Anche per quello che mi riguarda noi. Abbi una mano per sé. Bene. Non sto più nella pelle per ciò che ho da dirvi. Lo sapevo, non abbiamo scampo. No, no, adorati, vi prego, accomodatevi pure ai miei piedi. Grazie. Mi scusi, signora Marchesa, ma siamo solo noi, gli altri condomini. Ma cosa devo mai sentirmi dire? Questa riunione, così particolare e speciale, è stata indetta solo ed esclusivamente per voi. Non sapevo, siamo rovinati. Ah,
Quanto ardore il marchese! Quanti palazzi il marchese! E come amava la musica! Passava ore ed ore immerso in quel cornetto acustico, immerso in quella grande tromba. De Gramofa. Era una delizia vederlo godere di quella tromba, di quelle piccole gioie che la vita regala. E per me è ancora qui, mi pare di vederlo. Pedro Luis Hernandez. Acci! E pigliano la pasticca, siete da me. Ah. Bravo! Grazie, grazie a tratti. E dunque ho deciso di commemorare la sua dipartita facendo un grande concerto nel piazzale del nostro condominio. Noi va bene, noi sì. Siete contenti? Noi sì. Siamo grandi. No, noi siamo di più, scusa. Esatto, noi siamo un grande gruppo musicale. Questo è tutto da vedere. Sì, andiamo. Anna, Gianna, Mariano e Gianna. Forza, la cappella. Primo di qua, primo di qua, primo di qua, da sera. La dama interrogò e quella gli rispose: no, mai proverrà la messe. Con fuori allora le disse: oh, no, non farmi soffrire. Star shelling bread about you, night breezes seem to whisper, I love you. Io schiaccia
questo. Oh, cioè, nel senso che noi ce l'abbiamo e loro no. Adorati, ho dimenticato di dirvi una cosa forse importante. Non vi ho ancora parlato del cachet. Ma perché c'è un cachet? Ovviamente. No. Che te pare? Avrei mai potuto offendervi offrendervi il cachet. Ma offendete pure, signora Marchesa. No, aborro, aborro. Certo, gli artisti mica si pagano. Però poi quando vai dal commercialista, caspita, se lo paghi. Lo pagano dei tecnici. Vedete, signora Marchesa, il problema è che a Napoli c'è un detto che si dice senza soldi non si canta né messa. Ma non capisco la messa che c'entra, Dorato. Cioè, se l'acqua è povera, a Pablo non capisco. A Pablo che è padre. Dare moneta, vedere i capelli. No, ma non è la concept. George, ma io intendevo dire nessun cachet contante. Ma vedrete, adorati, che troveremo sicuramente un accordo, magari andando a ispezionare il libro nero Max dei vostri debiti nei miei confronti. Mariano, 23.000 euro. Patrizia, 24.000. Carlotta, 32.000. Morena, 27.000. Anche la signora Rosetta. Anna, 12.000. Anche la compagna. Daniel, 21.000. Irina, 18.000. Monica, 34.000. Gianni. La signora Marchesa, non davanti a tutti. Ci dica la vostra, facciamo la finta. Posso crederci, non lo avete ancora capito? Forse sì, però se ce lo spiega meglio. Io vi cancellerò tutti i debiti, dal primo all'ultimo, se voi... Se voi? Se voi... Se noi... Farete il concerto! Tutti i debiti a tutti? A tutti! Ma c'è sempre un però. Il concerto dovete farlo insieme, ensemble. Insieme! Noi e loro sullo stesso palco, alla stessa ora! Naturalmente. Signora Marchesa. Adorata. La sua è una proposta molto generosa, ma come le dicevamo, c'è il problema della compatibilità. Dunque? No! È la vostra ultima risposta? Sì! Siete certi al 100%? Sì! L'accendiamo! Va bene. Questa ingratitudine è proprio incallita. Vorrà dire che mi rivolgerò altrove. Roma è piena di artisti alla canna del gas che per un tetto altro che concerto farebbero! Cosa avrà voluto significare? Ve lo dico io, il solito ricatto del padrone sull'operaio. No! Miei adorati ingrati, non vorrete mica insinuare di voler restare ad abitare nei miei palazzi senza pagare l'affitto a scrocco finora? Riceverete oggi stesso una lettera da parte del mio adorato amministratore, dottor Ferocis, che provvederà immediatamente a farvi recapitare uno sfratto per morosità aggravata
E continuata. Signora Marchese, un momento, non è colpa mia. Io non avessi fatto il disturbo. Mia moglie è stata a pasta pezzeria. Signora Marchese, non precipita. Non precipito. Non precipito tu. Non... Insomma, ci dia la possibilità di pensarci. No. Alea iacta est. Che latino. Date tratti ignoranti. Ora e subito qui ai voti per alzare di mano. Io. E vabbò. Anna. Gaudio, adorati, Gaudio. Sono felicissima, siamo tutti d'accordo. Non ci resta altro che passare al repertorio. Per il repertorio non c'è problema, signora Marchesa. Noi abbiamo un repertorio vasto e di successo. Noi! E noi vasto, di successo e collaudato! Dai Beatles a Tiziano Ferro! Sì! Dai Quinti Oasi! Sì! Il vostro è da Rita Berti a Pupo! Senti, fermi, non voglio finire nulla! Ci vorrebbe la lavagna per voi, dietro la lavagna tutti. Il repertorio è già deciso. Sono le canzoni che più amava il mio adorato marichino. Ammirai, era del 1902. Successi freschi? Mariano? Mi dica, signora Marchesa. Consegno tutto a lei. Ecco il repertorio. Grazie, signora. Diamo uno sguardo. Ma è tanta roba, signora Marchesa. Per preparare questo concerto avremo bisogno di provare tantissimo e non abbiamo una sala prove. Potremmo provare qui? Ma Mariano, io le do tutto il palazzo. Bene, grazie, possiamo provare dove ci pare. Dove vuoi. Va bene, grazie. Tanto è il video sorvegliato. Grazie della fiducia, signora. Dunque, adorati ai remi, non ci resta che partire. Vi saluto. No, un attimo. Signora Marchesa, un momento. Io voglio dire, vorremmo delle garanzie. Gianni, per favore, non rovinare tutto proprio adesso, eh? Ma ci dice che lei a un certo punto se ne va e cambia idea, eh no. Adorato, sei brutto più della fame. Grazie. Però hai brutto. Ma io ce l'ho già pensato. I miei legali hanno già redatto uno speciale contratto che vi tutela. Come vedi, si evince che alla fine ed esecuzione del vostro concerto voi sarete liberi da ogni tipo di impegno. Comincerete una nuova vita. Vi va bene? Tutto va bene, Marchesa! E allora, adorati, fuoca le polvere. Alle polveri e adios! Lei
vestita in modo improbabile e con l'immancabile cicca. Ecco il loro dialogo. Ah, scusate, è importante. Lui aveva in braccio questo enorme contenitore con i popcorn, dal quale non si poteva separare, evidentemente. E allora, tra una cosa e l'altra, inizio così. Amo, 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 che vuoi? Che mi vuoi vedere, per favore, gli avvi la macchina? La borsa? Te tengo le chiavi. Vabbè. Amo, 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 mi vuoi vedere pure gli avvi di casa che mi pesano? Te tengo le chiavi di casa a cominciare, te tengo proprio sott'occhio, eh? Me voglio da goder firme, non cominciamo ogni momento a interrompere. Amo, ma quanto sei acida. Fammi sto favore, mi puoi tenere pure il portafoglio. Ammazza quanto pesa. C'hai una lira, sei morto di fame, mi hai fatto pagare pure i biglietti per sto bidocchietto. Ma che cazzo ci tiene dal portafoglio? Amo, sei proprio volgare, non mi dite che so volgare, perché io faccio tutto quello che mi dice la Marchesa. Che bella Marchesa, mamma mia, ma posso dimenticare, ci penso sempre. La Marchesa che? Come la Marchesa che? Ma non ti ricordi che quando facevi in Express tu non andavi neanche a rubare con la mia che aveva la partita per vedere la Marchesa e il maggiordomo a Pedro Express, sei scordato? No, no, la Marchesa, ma ricordo, la vedo sempre in televisione tutta l'estate, sta sempre lì, ma capita là? Ah, bella Marchesa, figa, mi piace la cifra. Non vedo l'ora da andare a scuola, a me divento pure io una gran signora. Perché la Marchesa apre la scuola? Certo, apre l'Accademia a Palazzo Ferraioli e là sarà proprio io diventerò come lei. Anzi, aspetta, ieri sera uscita dal negozio dopo una ora di lavoro, stanca, morta, eh? Ho avuto un'apparizione. L'apparizione a Fontana di Trevi, più o meno in Piazza di Spagna. E vedo che fa. Ah, oh, ma quella che ha la Pippe? La Marchesa? Ah, oh, portava una tutina, scarpe da ginnastica con segnetto. Sembrava una dea, con una corona in testa, un manto d'ermellino. Quanto era bella Marchesa, quanto mi piace, voglio diventare come lei. Sì, vabbè, ma poi che c'entra la Marchesa? Devi da fa quello che dice lei. Lei ha detto che da oggi in poi è ritornato di gran moda al borsello. Tu ricordi quello che portava tuo padre, mio padre, anni fa? Te devi da comprare il borsello griffato, come dice la Marchesa. Ah, oh, ma io non c'ho una lira. Al massimo posso comprare taroccato. Ma chi ce l'ha? Lo sai che mi sono comprato un cellulare, devo pagare fra un anno. Non c'ho una lira. Guarda con me, perché mi sono andata a mente. Comunque, amo, sai che ti dico? Diciamocela più chiara, eh? Addosso a te, il borsello, griffato o no, fa stessa figurezza. Sono qui per te.
notte, tutti quanti sono degli eroi, quando chiedono qualcosa a me, chiedono, lo sai, a chi può sentirmi. La cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa, se non ti siedi, puoi far l'amore con me. La cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi morire. La 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 la. Come pretendo
Mi dispiace ma non posso restare.
prematura di partita. Gloria, non è mai troppo presto, no? Per varcare il regno dei cieli. Perciò lui mi disse, adorata Dani, sii cuoricino, dimmi, ma perché non fai qualcosa, non organizzi un come certo per quei tuoi disperati condomini? Quanto sei caro. Artisti, artisti. E allora io ho pensato, perché no? Poi una tournée internazionale che toccherà tutti i paesi più importanti del mondo. Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, staremo fuori 3 anni. Inghilterra, Stati Uniti, Australia, ma tutto il mondo, per poi planare, Mariano, in un posto da favola, Vetralla. Signora Marchesa, la ringraziamo. Erano anni che aspettavamo un'occasione così. Una vera proposta internazionale. Guardate, ma non capite mai quando parlo. Non è una proposta, è già tutto deciso. Però ho pensato che sarete un unico ormai gruppo e avrete anche un nuovo nome. Vi chiamerete da questo istante i Cacaos, da K di cappuccino e Caos di Caos. Oh, signora Marchesa, complimenti, ha brillato in fantasia. Di meglio non poteva trovare. Già. Vi va bene? Tutto bene, Madame Marchesa. Come in tutte le belle favole, anche la nostra ha la sua piccola morale, che non è la solita e vissero tutti felici e contenti, ma... Allora buonanotte a tutti. No, Max, la leggi tu o la leggo io? Max, la leggo io. Se veniamo tutti insieme nella stessa direzione, si esce prima e molto meglio da ogni brutta situazione. Bravo, hai fatto pure la rima, quindi sei pure tu un grande vate. E allora, adorati miei, non mi resta altro che dire tutto va bene. Madame Marchesa! Ringraziamenti. Max! Un foglio così, senza qualcosa di proprio, una roba. Allora, adorati, scusate tanto, non è neanche carta pergamena, è scritto con l'inchiostro.
oggi il sonnino? Che dobbiamo fare? Prendiamo lo stesso. Io la perché c'è scritto qualche altra cosa. Però prendiamola lo stesso, adorato. Dai, dai, iniziamo subito. Ringraziamo Max. Allora, Alessandro Matisse per le scene, la direzione di palco e la mia assistenza anche dietro la mia. La regia di Marco Simeoni, il nostro grande artista. Gli attori Silvio Subelli, Mariano Perrella, Gianmichele Meloni, Marchesa d'Aragona, Gianni Mauro, Claudio Ballottini. Veramente speciale al mio maestro Mariano Perrella e di Pandemonio. Che sono stati veramente tutti meravigliosi compagni di viaggio. Io la prima volta che canto le scene da coautore e protagonista è stata un'emozione che non dimenticherò. Morena e i Milk and Coffee. Questo in live, in diretta, se non ci fosse stata la preziosa, veramente, collaborazione di Giancarlo Capo alle luci per Federico, direttore di scena. E poi, grande comico. Oggi siamo in Teatro dell'Angelo, nella persona del suo direttore artistico, Antonello Avallone. Devo ringraziare assolutamente Federico, il conte Delelli, se lo voglio qua, che ha fatto con me questa prezzata. Grazie. Grazie per questi splendidi abiti, se vi sono piaciuti ditemi un po'. Naturalmente l'abito è bello, ma se non avessi avuto una conciatura meravigliosa, Lino Sorrentino. Vieni Lino, ti prego, che tu sei con me da sempre e per sempre. E poi devo ringraziare Fedele. E poi devo ringraziare il mio primo assistente che qui è stato anche, ha coperto molte altre vesti, veramente di grande prezioso per me, veramente. Erno Rossi. Che è stato anche il direttore di palco. Ragazzi, questa sera è l'ultima sera e devo dire che in questo teatro lascerò il mio cuore, ma chi ne sapete, magari fra qualche giorno ne sentirete delle belle, perciò vi abbraccio, devo ringraziare, maestro, vuoi venire qua? Che ti vorrei dare un bacio appassionato. Grazie. Grazie. Questa sera non posso dire la solita Daccia che faccio. Ma tu Daccia, diciamo, adesso voi uscirete e andrete a casa e direte abbiamo visto lo spettacolo, ci è piaciuto, e allora si è piaciuto. E a fare i vostri, va bene. Allora adorati, grazie ancora e che vi devo dire? Siete tutti del nostro cuore, grazie ancora a voi tutti, magari dimenticherò qualcuno, grazie a voi, ma sentiamolo! Grazie a lei, Marchesa! Grazie!